Ecco, questa grande festa Natale, la nascita di Gesù bambino. E penso che tutti piacciono di vedere i bambini, come anche prima della messa c'era la recita dei bambini. E Gesù, nonostante che è venuto come un bambino, è il creatore di tutto l'universo. Pensate un po' che lui, per Dio, non c'è tempo, c'è il presente eterno. Dio ha creato l'universo, Dio ha creato il tempo. E questo Dio infinito che neanche tutto l'universo può contenere, ha deciso lui di diventare un bambino. Ha passato 9 mesi nel grembo di Maria. Tante persone, come voi sapete, 2000 anni fa aspettavano il Messia, ma aspettavano un Messia che sarebbe il figlio di Dio, e allora per liberare, di venire in grande potenza, potere. Invece, che cos'è questo gioco di Dio? Che viene invece di grande potenza che ha creato tutto l'universo, viene come un bambino, senza come difesa. È nato nel freddo, non con un bel albergo perfetto, eccetera, ma in una mangiatoia. Perfino gli alberghi, non c'era posto per lui nell'albergo, è andato dove c'erano gli animali. Come mai? Come mai Dio ha fatto così? Che cosa possiamo imparare dalla sapienza di Dio? Che noi vogliamo tutto comodo, ogni cosa, invece Dio ha scelto in questo modo. Tante persone 2000 anni fa non hanno riconosciuto questo bambino, perché aspettavano qualcosa di grande. Perfino il re Erode ha cercato di ammazzare Gesù. E Gesù fa lo stesso gioco anche oggi. Gesù si nasconde dietro i più piccoli. Si può leggere in Matteo 25 come quel famoso brano del giudizio finale, quando Gesù ha detto che quando mi ha visto da fame mi ha dato da mangiare. Quando avete fatto ai più piccoli, hai fatto a me. E la maggioranza delle persone oggi non riconoscono Gesù in questi. È scritto, ho visto anche perfino l'anno scorso, tutto l'anno era quello, mi pare che Don Leonardo ha scritto quello in fondo, che anche di vedere Gesù anche nel clandestino. È lì da quanto tempo? Più di un anno. E poi Gesù fa questo stesso gioco anche durante la messa. Il Dio infinito, quando il sacerdote dice quelle parole durante la consacrazione, quel pane cambia dal pane normale a il Dio infinito. Sapete che ho letto in Santa Caterina da Siena e anche Santa Faustina della Divina Misericordia, che tutti due di questi santi hanno detto che se gli angeli potevano essere invidiosi a noi esseri umani, saranno invidiosi, ha detto, per due cose fondamentali. Uno, gli angeli non possono ricevere l'Eucaristia. Secondo, guardate questo, sono invidiosi a noi perché non possono soffrire. Gli angeli, a causa che sono totalmente innamorati con Dio, vogliono soffrire con Gesù nella croce
e vogliono ricevere l'Eucaristia. Invece noi esseri umani non abbiamo tempo per venire alla messa. Qui in Italia quasi tutti sono battezzati cattolici e soltanto il 5% vengono alla messa ogni domenica per ringraziare Lui che ci ha dato tutto. Lui che ci ha dato anche questi bambini, ci ha dato ogni cosa. Invece non abbiamo neanche un'ora a settimana per ringraziare Lui che ci ha dato tutto. Lui che è nato nel freddo per noi. Lui che è morto sulla croce nudo per noi. Ma un'ora a settimana non abbiamo tempo. Neanche l'Eucaristia. E poi gli angeli sono invidiosi perché non possono soffrire. Gesù ha sofferto per noi. Se una persona è innamorata con qualcuno e si vede quella persona che sta soffrendo anche per me e per gli altri, amore vuol dire io voglio soffrire con lui che sono innamorato. Invece noi non vogliamo soffrire. Ecco, Gesù fa lo stesso gioco, nato in questo modo. La sapienza di Dio, la sapienza di Dio. Invece noi tante volte crediamo di essere intelligenti e sapienti e perciò nella nostra sapienza non vogliamo soffrire e abbiamo tante tante altre cose più importanti che di stare e di ricevere Dio infinito dopo una buona confessione, l'Eucaristia, nella nostra sapienza. Ecco, questo grande mistero, questi grandi misteri che il Dio è un bambino, però è il creatore di tutto l'universo, che e poi ci voleva per il Dio infinito per poter venire al mondo, ci voleva almeno una persona pura, con un cuore puro per ricevere Dio. Ecco Maria. Maria Immacolata. E quanta gioia per Gesù di trovare cuori simili a Maria, puro, umile e pieno di amore. Che tante volte, no, prima di Natale siamo pieni di fare le cose, di comprare le cose, frenesia, spendere tante cose. E tante volte io abito a Villantria. E qualche volta per la domenica sera devo celebrare una messa a Colpiccioni. Così venendo da Antria alle 17:30 passo per la strada. Io passo Mercatone 1, pienissimo di macchine, quasi difficile passare con tutte le macchine. Arrivo a Colpiccione e ci sono 10 donne. Tutte a Mercatone 1, ma per lui che ha creato tutto l'universo, che ha creato anche Mercatone 1, 10 donne. L'anno scorso, quando sono a Pucciarella, dove si fa il vino, dove abito io, no? Ogni anno fanno la festa di Sant'Anna. Mi ricordo l'anno scorso, quando si va a Sant'Anna c'è tanta gente, perché quando si fa questa festa a Pucciarella si offre la porchetta e per la porchetta ci sono almeno 200 persone, quella è la domenica. Sabato, il giorno prima, quando ho celebrato la messa a Colisanto, 4 donne, perché non c'era la porchetta. Per la pancia 200, per Gesù 4 donne. Mi meraviglia che ho letto in questo libro un manoscritto su Purgatorio, che questo suore in Purgatorio diceva che quando non si pensa all'eternità si vive da ciechi. Non viviamo per l'eternità, viviamo soltanto per questo mondo. Viviamo da ciechi, viviamo come il nostro cane, che neanche il nostro cane pensa all'eternità, uguale. Però c'è una cosa che
tante volte c'è un bel inganno qui del diavolo, del mondo, no? Si dice, well, Dio è buono, guarda un bambino, Dio è misericordioso, tutto bello, non c'è problema, lascia stare. Il problema è vero tutte queste cose, ma il mondo non ci dice l'altra parte della medaglia. L'altra parte della medaglia è che Dio rispetta la nostra grande dignità. Siamo fatti nell'immagine di Dio a livello degli angeli e perciò rispetta la nostra scelta. Se io tutta la mia vita non cerco di vivere i 10 comandamenti come Dio vuole, con l'aiuto di Dio, quando io muoio per amore, Dio rispetta la mia scelta, io vado all'inferno. Perché amore vuol dire rispettare la mia scelta. La salvezza non è automatica, neanche il perdono dei peccati. Se non si chiede per il perdono nella confessione, i peccati rimangono perché Dio rispetta il nostro libero arbitrio. Questo è ciò che il mondo non dice. Ho letto proprio ieri, io faccio la meditazione ogni giorno, io faccio un'ora ogni giorno in chiesa davanti all'Eucaristia, al di là della messa, ogni giorno. Perché se io non passo un'ora con Gesù, se io non ho Dio dentro, come posso dare Dio agli altri? Sto usando il diario di Santa Faustina per la meditazione. Guardate questo. Lei ha scritto, potete leggere nel diario, comprate questo libro, molto bello, soltanto 12 euro, molto bello. Ho letto l'altro giorno, ci sono tante belle cose, ma lei ha detto che la maggioranza delle persone che sono nell'inferno credevano che l'inferno non esiste. Hanno bevuto quella bugia del diavolo che l'inferno non esiste, il diavolo non esiste, perciò posso vivere come voglio io e non c'è problema. Guarda, la vita, questo bambino è venuto per salvarci, però se noi non seguiamo quel bambino nel freddo fino alla croce, Dio rispetta quella scelta. Dobbiamo seguire Lui fino in fondo. Così, ecco, chiediamo per questa grande, grande grazia, perché come domani alla messa di Natale si legge proprio nel Vangelo che il Verbo è venuto nel mondo, è venuto in mezzo a noi, eppure il mondo non l'ha riconosciuto. E l'ultima cosa che vorrei dire è che se un marito non parla quasi mai alla moglie, la moglie soffre tanto, è chiaro, no? E più che la moglie ama, e più che c'è la sofferenza se il marito non parla. E perciò se noi non preghiamo, se non parliamo con Gesù, se noi non abbiamo neanche un'ora a settimana per Gesù nell'Eucaristia, Gesù soffre. Si può pensare, oh, Dio sta tranquillo in paradiso, non c'è problema. Invece, è più che si ama, è più dolore c'è per l'indifferenza. Perciò, e l'altra cosa è che Dio, per Dio non c'è passato neanche futuro. Perciò la mia indifferenza oggi è come di mettere un chiodo nel mano di Dio, Gesù, oggi. Così pensiamo a Gesù, soffre tanto della nostra indifferenza. Veniamo ogni domenica alla messa, facciamo una buona confessione e pregate il rosario ogni giorno. Quando io ero piccolo, 6 figli, 2 genitori, ogni giorno, 15 minuti, in ginocchio, il rosario. Ecco la mia vocazione. Guarda, se volete veramente una famiglia buona che rimane insieme, pregate il rosario ogni giorno. Mi raccomando tanto. La Madonna di Fatima è la nostra mamma e non è stupida. È apparsa a Fatima e ci ha detto di pregare ogni giorno il rosario e di fare i sacrifici. Lei non dice questo soltanto per scherzare. Prendiamo questi consigli della Madonna per poter veramente celebrare un buon Natale
che fra pochi minuti lo stesso Dio nascerà su questo altare quando il sacerdote dice le parole della consacrazione. Per tutti noi qui presenti, che non sfruttiamo la religione per servire noi stessi, ma che sfruttiamo la religione per servire Dio, per scoprire la sua volontà e di fare la sua volontà, invece di sfruttare la religione e tutte le altre cose per servire me, ma di seguire Gesù, questo bambino che è nato nel freddo e finito sulla croce crocifisso, di seguire Gesù fino in fondo per poter anche noi un giorno di arrivare in paradiso per tutta l'eternità. Per questo preghiamo. Chiediamo in questa preghiera. Come gli apostoli hanno chiesto tante volte, diverse volte a Gesù, aumenta la nostra fede. C'è così ormai poco fede che poche persone credono abbastanza che Gesù nell'Eucaristia di avere neanche il tempo di visitare lui spesso. C'è un arcivescovo negli Stati Uniti, servo di Dio, che diceva a tutti i sacerdoti vescovi in America di fare ogni giorno un'ora santa davanti a Gesù nell'Eucaristia e laici mezz'ora ogni giorno. E come le persone che vanno durante l'estate alla spiaggia per prendere la bronzatura, se vogliamo prendere la bronzatura spirituale, dobbiamo passare tempo davanti al sole del sole, Gesù nell'Eucaristia, per prendere quei raggi. Se vogliamo dare le scintille divine ai nostri cari, dobbiamo passare tempo davanti al fuoco divino, l'Eucaristia. Chiediamo la fede nell'Eucaristia, Gesù bambino sull'altare. Cantiamo insieme.